Siete pronti a tuffarvi nei meandri della moda e dei drammi personali? Tra Galleria Moda Milano e Paradiso, le acque sono più agitate che mai. Il contrasto tra Galleria Moda Milano e il famoso Paradiso sta toccando vette sempre più alte, e il commediator Guarnieri ha deciso di giocarsi il tutto per tutto. Sembrerebbe che nemmeno la combinata di Barbieri e Roberto riesca ad intimidire Guarnieri, deciso più che mai a tenere alta la sua bandiera nel mondo della moda. Questa rivalità si sta facendo piuttosto seria, coinvolgendo innumerevoli personaggi di spicco. Nel frattempo, Marta, fresco volto della Galleria Moda Milano, è alle prese con una sfida non da poco, la ricerca di una stilista per rivitalizzare il suo negozio. Chiedere aiuto a Vittorio potrebbe però risultare più intricato del previsto a causa dei legami emotivi sottili che intercorrono tra i due. Il tutto si complica ancora quando entra in scena Tancredi che, portando rancore verso Vittorio per fatti accaduti in precedenza, inasprisce ulteriormente i rapporti. La battaglia tra Galleria Moda Milano e Paradiso si fa infuocata. Il Paradiso non sta certo a guardare e mette in cantiere una sfilata per mostrare al mondo le sue nuove creazioni. Ma scegliere chi salirà in passerella è un bel rompicapo. Irene e Alfredo si trovano in acque turbolente, mentre Umberto, con la testa tra i suoi ingegnosi affari, dichiara apertamente guerra al Paradiso. Intanto Marcello si trova con la schiena al muro dovendo mantenere un importante impegno preso con Vittorio, aggiungendo stress a una situazione già tesa. Umberto, che ha avuto un periodo piuttosto buio, si ritrova a fronteggiare una serie di sfide su più fronti. Il suo interesse velato per Adelaide e il suo misterioso allontanarsi si confondono con il desiderio di vendetta che si intreccia con le sue emozioni più profonde. Dopo la separazione da Flora, che ha deciso di andare alla ricerca della sua felicità personale, il vuoto lasciato diventa sempre più difficile da colmare per Umberto, che è deciso a ritrovare ciò che ritiene di aver perduto, anche affrontando nuovi antagonisti del calibro di Marcello e Roberto. Amori, rancori e ambizioni. Il destino si complica per Galleria Moda Milano e Paradiso. Ad incrementare la complessità della situazione troviamo Adelaide, che tuttora supporta Barbieri, scatenando il disappunto di Umberto. I rumors su Odil, nuova figura di spicciolo sulla scena milanese, mettono solo più pepe nella già piccante vicenda. Da una parte Adelaide prova a gestire un rapporto incerto con Odil, dall'altra Umberto si confronta con un passato ingombrante e con le decisioni prese in passato. La nuova stagione si rivela già carica di twist narrativi e colpi di scena capaci di togliere il fiato ai fan. Questo labirinto di emozioni forti, rivalità e legami inaspettati tra i personaggi di Galleria Moda Milano e Paradiso arricchisce certamente la narrazione con elementi di puro intrattenimento. Il desiderio di ogni singolo personaggio di raggiungere i propri obiettivi, a dispetto di ostacoli e tensioni, rende la storia particolarmente avvincente. Si tratta di un affresco che mostra senza filtri la complessità dei legami umani e quanto le nostre azioni possano rivelarsi decisive. E voi, cari lettori, chi vi ha colpito di più in questa intricata saga? La vendetta è un piatto che si mangia freddo, recita un antico proverbio che sembra calzare a pennello con le vicende tumultuose della Galleria Moda Milano e del Paradiso. In questo intricato intreccio di relazioni personali e professionali, la vendetta si annida tra le pieghe di ogni decisione, alimentando una spirale di eventi che sembra non avere fine. Ma cosa ci insegna realmente questa guerra aperta tra poteri forti e passioni incontenibili? Forse che, al di là degli abiti sfarzosi e delle luci della ribalta, il cuore umano rimane un campo di battaglia dove le più grandi vittorie e sconfitte si consumano nell'ombra.
E in questa lotta incessante, la vera moda da seguire potrebbe essere quella della compassione e del perdono, tessuti preziosi e rari che solo i più coraggiosi osano indossare.